Eccolo stimato mai ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un attimo insieme, una buona serata a tutti voi e partiamo subito col dire che siamo tutti molto contenti per come è andata l'operazione di Arkadiusz Milik che come sapete aveva avuto questa rottura del menisco durante la partita Polonia-Ucraina con lo scontro pericolosissimo con Malinowski, però come abbiamo visto dal comunicato della Juventus tutto sembra andato al meglio. Il giocatore recupererà circa in 30-40 giorni al massimo e poi sarà a disposizione di Thiago Motta per essere valutato come tanti altri e capire se ci sono i presupposti per tenerlo nelle rotazioni in attacco oppure in qualche modo metterlo sul mercato. Però visto che il recupero è abbastanza lampo ci può essere anche questa ipotesi, no? Di tenerlo e fargli fare anche il vice Vlahovic. In ogni caso veramente si temeva il peggio perché quando in real time abbiamo visto l'intervento, no, di Malinowski avevamo pensato che potesse essere qualcosa di molto più pericoloso, invece per fortuna il dottor Roberto Rossi che ha effettuato questa operazione è stato molto bravo e in qualche modo ha accorciato i tempi del recupero, quindi comincerà a tutti gli effetti domani l'iter riabilitativo per il ragazzo polacco e ovviamente auguriamoci che presto potrà ritornare a fare la sua attività agonistica come prima. Sicuramente è un giocatore dotato di grande tecnica individuale e molto intelligente tatticamente che come ho detto per il modo di pensare calcio di Thiago Motta potrebbe risultare anche utile, quindi vediamo il da farsi proprio a ritiro cominciato. Stessa cosa vale per Weah, giocatore che poteva sembrare in uscita, no, per l'ex guida tecnica, ma con Thiago Motta avrà un ruolo molto importante, cioè quello del Orsolini del Bologna, cioè un giocatore che funge da ala destra a tutti gli effetti, sia in attacco, quindi pronto per dribblare, andare al tiro, crossare, eccetera, e difendere. Avete visto anche contro il Milan, andata e ritorno, è stato bravissimo in fase di copertura. Quindi è un giocatore che può imparare bene a posizionarsi secondo i dettami di Thiago Motta e che può, come ho detto, cercare di creare quella superiorità numerica là davanti in attacco. Ecco, altra cosa importante, si è rilanciato il ragazzo Timothy Weah, classe 98, col gol segnato con la sua squadra statunitense nazionale e quindi dico che è pronto a tutti gli effetti in qualche modo a riprendersi la sua Juve dopo una stagione in cui non è riuscito ancora ad incidere. Sappiamo bene i motivi, però ecco, è importante che in quest'annata 24-25 il ragazzo tirato a lucido mostri tutto il suo valore. Io sono convinto che lo possa fare, quindi potrà essere a tutti gli effetti un nuovo acquisto, no? Perché fondamentalmente non ce lo siamo potuti gustare l'anno scorso e ricordiamoci che la rosa dell'Juventus era stata praticamente raffazzonata soltanto col suo arrivo, quello di Cambiaso e poi come sapete tutti dopo nei mercati successivi abbiamo preso Diallo, Agic, Felipe Pedro, Barido e anche Alcaraz. Quindi insomma la Juventus sta sicuramente ringiovanendo la propria cute e ovviamente sarà importante, come ho detto, oltre a fare degli acquisti fondamentali, due potenziali centrocampo, un'ala esterna e magari anche un difensore, quello di inserire i giovani del nostro vivaio, quindi potenziare l'Under-19, la Next Gen e valorizzare quei giovani che già sono in pianta stabile in prima squadra e che magari hanno avuto poco spazio nella scorsa annata. Quindi questo era importante da dire perché insomma, a volte quando non ci sono notizie di mercato emergenti bisogna fare anche dei focus e delle, diciamo, delle analisi a tutto tondo, a 360 gradi, di alcune situazioni, no, in ambito Juventus. Ecco, un altro caso spinoso è quello che riguarda invece Wojciech Szczęsny, portiere polacco, classe 90, quindi 34enne, che a detta sua ancora da dire nel calcio che conta e quindi non vuole sentire ragioni e dal suo punto di vista ha scelto di rimanere alla Juventus fino alla scadenza del contratto naturale 30 giugno 2025. Ha rifiutato la proposta di rinnovo ancora una volta, quella che gli aveva proposto Giuntoli, cioè di arrivare fino al 2026, quindi facendo due anni totali, questo di scadenza più un altro, a 3,5 e 3,5, quindi praticamente smezzando il suo 7 milioni che percepisce. E come ho detto, Giuntoli lo vuole cedere, ormai è chiaro, quindi sta facendo di tutto per lasciare spazio a Di Gregorio come primo portiere e, con Perin secondo, prossimo al rinnovo. Szczęsny deve in qualche modo farsi da parte, no? In maniera elegante e come ho detto sul piatto ci sono delle offerte abbastanza importanti, quelle della Premier e quelle dell'Al-Nassr in Arabia Saudita, quindi insomma anche qui vedremo cosa sceglierà di fare il portiere polacco, però non ha molta scelta perché la Juventus in qualche modo ha preso già la sua decisione. Quando il club, la proprietà,
fa questo tipo di valutazioni, i giocatori devono in qualche modo capire la loro posizione e insomma cercare rifugio altrove. Altra notizia importante invece è quella che riguarda Coop Miners, altro giocatore, come abbiamo detto, molto molto appetito dalla Juventus, che potrebbe anche arrivare, quindi attenzione a questa trattativa. C'è l'accordo con i giocatori, sì, assoluto, dell'olandese, c'è l'accordo con l'entourage e anche con la gente su un quinquennale, quindi un contratto abbastanza importante e corposo, che porterà il ragazzo addirittura ad arrivare a 31 anni da noi, eventualmente se dovesse arrivare, a 4 milioni netti di ingaggio, che comunque non sono diciamo un ingaggio faraonico, più importanti bonus corposi sulla base appunto delle presenze, dei gol segnati, eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente potrà arrivare a molto di più. La cosa importante da dire è che in qualche modo la Juventus non si smuove dall'offerta di 40 milioni, cioè quindi l'Atalanta ha delle pretese abbastanza importanti, l'abbiamo detto, 60 milioni. La cosa buona e intelligente che Giunta deve fare è cercare in tutti i modi, fino all'ultimo, sfruttando appunto la volontà del giocatore e della gente, di non sacrificare talenti giovani. Chiaro che poi se ci dovessimo trovare, no, addirittura di arrivo della fine del calciomercato, che Coop Miners non si può chiudere proprio per questo motivo qua della contropartita tecnica, allora a quel punto si potrebbe anche chiudere un occhio inserendo uno di quelli che abbiamo citato, Iling Junior, Huijsen, Sule. Vediamo appunto cosa succederà. In ogni caso anche questa situazione è da valutare in diverse, sotto un altro punto di vista, perché se Thiago Motta, valutando questi tre giovani, dice che sono pronti per stare alla Juventus e seguire i suoi dettami, essere utile alla causa, è chiaro che Giuntoli andrà su un altro profilo. Ecco, quindi anche qui bisogna un attimo essere flessibili anche nelle valutazioni. Stessa cosa vale per Douglas Luiz, altro giocatore dato molto vicino da tutti gli esperti di mercato, però in queste ultime battute, parlando diciamo tra Giuntoli e l'entourage del giocatore e anche la Stovilla stesso, siccome bisogna chiudere entro il 30 giugno per il fair play finanziario della Premier, insomma la Stovilla si sta facendo un po' furbo. Invece di dire mi vanno bene, 30 milioni di cash con 30 milioni valutato McKennie, loro dicono secondo noi il texano vale solo 15, ci dovete dare tutta l'altra parte cash per arrivare al minimo 40 milioni per sedersi al tavolo, perché loro tecnicamente dopo essersi seduti vorrebbero arrivare addirittura a 60. Quindi è una situazione anche qui abbastanza ingarbugliata, però ecco, Giuntoli è fiducioso proprio per il fatto che ha il coltello da parte del manico per questa deadline importantissima di Monchi. Quindi insomma bisogna un attimo in qualche modo o accelerare la trattativa oppure, come ho detto, puntare sul nostro vivaio. Qui su qui non si piove, e anche qui pronto un quadriennale / quinquennale a 2 milioni a stagione. L'ingaggio non è un problema, il problema è l'esborso appunto abbastanza copioso per questo ragazzo. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, forza io fino alla fine.